Ok, quindi si partiva dallo strato bianco, avevamo gli on deck e avevamo i missili che in questa fase non erano preparati. Il sistema d'arma americano era stato costruito per 4 rampe, però effettivamente l'aeronautica italiana ha adottato 3, quindi avevamo noi fisicamente le 3 rampe. Immediatamente dopo si passava allo strato blu, quindi in pratica avevamo i missili preparati, i missili pronti al fuoco, e praticamente era stata attivata un'altra procedura all'interno del carro. Dopodiché si passava allo strato rosso, quindi avevamo la selezione, era stato designato quali tra i lanciatori avrebbe fatto fuoco, la sezione era praticamente pronta al fuoco. Poi partiamo dal presupposto che queste lampade, o perlomeno le principali, erano comunque ripetute all'interno del carro, quindi tutto quello che succedeva qua in condizioni normali era ripetuto anche lì. Chiaramente nel caso di rottura dei cavi interaria questo succedeva. Quindi da Monte Toraro il TCO, tramite che era il Tactical Command Officer, ossia proprio quello che aveva la responsabilità del bottone rosso, lavorava in cuffia con l'operatore che si trova qua. A questo punto, una volta inserite le coordinate, che era possibile farlo anche manualmente tramite le apparecchiature che si trovano qui sotto, veniva fatto l'ordine di fuoco. Adesso vedrete la simulazione, quindi veniva premuto il fire, quindi fire, missile partito, ordine di lancio, missile che va. Chiaramente adesso la sezione non è più pronta perché abbiamo scaricato il missile. Questa era praticamente la sequenza principale che veniva adottata. Poi addirittura su questa parte c'era, vedete, la possibilità di selezionare anche il tipo di testata, se era una, in base ai kiloton e in base alla potenzialità che si voleva attribuire. Quindi tutto quello che era il lancio manuale poteva essere gestito da questa.